fare un po' un piccolo bilancio di questo 2021 di Matirias, cosa possiamo mettere in evidenza? Ma sicuramente è stato un anno importante, nonostante venivamo fuori, come dire, da questo momento complesso della pandemia e ci siamo stati dentro veramente a pieno titolo, nel senso che le attività sono andate molto avanti e quindi non ci siamo mai fermati. Ma sicuramente il 2021 sarà ricordato per Matirias per l'ingresso di Intesa San Paolo e quindi avere la possibilità di avere la più grande banca italiana nel capitale sociale di Matirias è sicuramente per noi una forte, come dire, motivazione ad andare avanti e a perseguire i nostri obiettivi, perché accanto ad altri due soci importantissimi come Ibsa Farmaceutici e Dompei, ovviamente la banca chiude il cerchio, che al di là del dato finanziario, che sicuramente è un dato importante dell'aumento di capitale sociale, però sicuramente l'autorevolezza di poter essere a tavoli, come dire, importanti grazie a questi soci, al parterre dei nostri soci, è un dato importante. Poi sicuramente tutto il resto, le tecnologie sono andate avanti, gli investimenti sono andati avanti e quindi non ci siamo mai fermati e ovviamente questo determina sicuramente un anno di successo. Ecco, in questi due giorni si è parlato di uno dei temi caldi che ormai vanno avanti un po' d'anni, che è quello di, insomma, relativo alla fuga dei talenti dal studio italiano. Voi vi sentite un po' un punto di riferimento in questo senso? Perché voglio dire, potreste essere, come dire, delle leve per cercare di invertire questa tendenza? Sì, sicuramente siamo dei catalizzatori, nel senso che all'inizio della nostra esperienza, parliamo di 5 anni fa, eravamo noi che andavamo alle università a cercare le idee, ad incontrare i ricercatori, ora sono loro che vengono da noi, quindi c'è stata questa inversione, quindi sicuramente in Matirias, in particolar modo nel professor Nicolais, ovviamente loro, come dire, vedono un punto di riferimento, vedono una persona ed un team con la quale poter dialogare per costruire insieme un percorso, anche se loro vogliono in qualche maniera come ricercatori continuare a fare l'attività accademica, in qualche maniera poter dare a Matirias e al suo team la possibilità di valorizzare la loro idea ed affiancare Matirias in questo e viceversa, ovviamente determina per loro sicuramente un punto di forza e questo speriamo possa aiutare i giovani talenti italiani, ma soprattutto del sud, campani, a rimanere qui e a valorizzare le loro conoscenze sul territorio nostro.